человек остался человеком даже после конца света. Он все так же готов был грызть глотки своим собратьям из-за абстрактных идей. Даже война, на которую я ехал теперь, была эхом какой-то древней войны между красными и фашистами. Человек не меняется.
Buonasera, è appena crashato il gioco. E questo non è buono. Человек остался человеком даже после конца света. No, non penso che sia colpa tua, non preoccuparti. Però è strano, non era mai successo. A parte che non ho capito come devo affrontare questa situazione, forse dovrei prendere questo tizio alle spalle. Si girerà prima o poi. Magari loro sono impegnati a combattere tra loro e quindi posso... Non sembra intenzionato a togliersi. Eccolo. Qui sotto ce n'è un altro però. Com'è che si faceva? Ce n'è un altro. Ce la faccio a raggiungerlo in tempo. Ok, non ha fatto l'animazione, ma meglio. Sembra che non mi abbia visto nessuno. Spero che non crashi di nuovo. Se lo prendi di fronte. No, è che se lo prendo di fronte mi vede. Faccio rumore. Magari lui chiama aiuto. Invece così non mi stanno scoprendo. Sto rimanendo nascosto. Devo solo capire dove andare per proseguire. Però me ne sono eliminati due senza che sospettino nulla per ora. Che non posso fare. Non c'è il salvataggio libero, quindi. Che lì ce n'è uno. Ma io dove devo andare? Ci sono diversi. Vabbè, potrei provare a farmeli fuori adesso. Adesso verranno a cercarmi, per questo... Ho preferito farlo silenziosamente. Il problema è che non capisco dove devo andare. Perché magari c'è un modo per aggirarli se solo sapessi qual è la mia destinazione. Prima o poi mi raggiungeranno. Paura ad avanzare perché sono in una posizione comunque comoda. Non so giocare a questo tipo di giochi qua io. Mi hanno visto. Non ho capito da dove. Da là sotto? Ma scusa. No. Non credo che sia stata una grande idea, però sembrava che ci si potesse. Eh sì, però non ho il silenziatore, sono tutte armi rumorose le mie, quindi se sparo un colpo mi sentono. È che vorrei capire in primis qual è il mio obiettivo, perché ho sicuramente fatto dei progressi ammazzando quelle due, ma... Poi alla fine non ho capito dove devo andare. Lì sotto c'era gente. Però non ho capito la strada. Sono comunque tanti. Sono veramente tanti. E stanno sparando a qualcos'altro, quindi se io riuscissi a passare inosservato sarebbe meglio. Ma poi la strada lì finisce. Poi
tra l'altro ho scoperto che quando loro sanno, cioè mi scoprono, accendono tutte le luci qui. Se riesco ad ammazzarlo anche stavolta. Forse devo proseguire di qua. Non ci avevo provato. Intanto ho trovato roba che è buono. È la cosa più vicina a un progresso. Non riesco a capire se devo. Cioè. L'unica strada sembra andare di qua, ma questo vuol dire prima farmi fuori questi qui e poi farmi fuori quelli che ci stanno dall'altra parte. No, era questo, sì, era questo. Per la precisione quest'arma qui. Mi sembra. In ogni caso. Io comunque non. Cioè, posso arrivare lì? C'è una strada da qualche parte? È un miracolo che non mi vedano, tra l'altro. Aspetta, è che cosa? Ok. Non posso aprire qui. Potrei provare a farmene fuori qualcuno da qui, ma. Cioè, davvero me li devo fare fuori tutti? Mi sembra una cosa. Vabbè. Allora, devo trovare la posizione migliore. Ah! Mi ha pure fatto l'autosalvataggio. Ok, problema risolto, ci siamo. Spero che siano munizioni infinite. E se sono riscaldato. Probabilmente non ho fatto l'utilizzo migliore possibile. Bene, posso spegnere le luci che non mi fanno vedere nulla. Ok. Da dove sei arrivato? Mi insegni la strada per cortesia. Oh cazzo. Questo usa le munizioni del fucile a pompa. Però è palesemente un'arma di precisione. Che sono avanzati, se no non. Cioè potrei riprovare con la mitraglietta. Che chiaramente non si vede un cazzo. Niente infinito nella metropolitana. Mi sa che piano piano. No, accoltellarli mi sembra improbabile. Niente infinito, quindi neanche le munizioni di questo. Buonasera comunque. Sono terrorizzato perché non so da dove spuntano adesso. Questo è vivo o è morto? Credo morto. Da dove è venuta questa voce? Non
Che palle. Ok, lì ce n'è uno. Però sono sempre riparati da qualcosa. Ne ho visto uno lì. Ok, credo di averlo preso. Ce ne sono ancora perché la musica... Niente. Perché? Per quale motivo? Cosa c'è che ti fa sentire a casa di tutto questo? Minchia, prima o poi mi raggiungono sempre. Che succede? Perché non muore? Muoviti, porca troia. Bene. Quanti ce ne saranno ancora? Si è sentito l'infartino tattico mentre morivi? No, mi sono sentito spacciato in realtà. No, dimmi perché ha un posto speciale nel tuo cuore questo gioco, perché me lo chiedo molto. Cioè, capisco per quale motivo faccia da culo lo apprezzi particolarmente, ma... Che palle! Non sono mai scoperti sti stronzi. Tranne... Io sento gente, ma... Guarda, guarda. Ci siamo. Ho capito da dove arriva. Potrei andare lì anch'io. Donbass. Se ti muovi nelle ombre non ti vedono che ti sposti, muoviti nell'ombra. Cos'è? Tiff? C'è qualcuno lì? C'è qualcuno? Minchia, ma... Non si stancano mai. Dove è finito?
preso. C'è qualcuno lì sotto, però no, non mi sporgo. Non si spegne la luce. L'ultima volta è spuntato da più o meno qua. Domanda, faccia da culo, a che cosa serve pompare le armi? Perché mi piace che si spari, ah ok. Beh, ho giocato diversi sparatutto qui. Però diciamo che mi è piaciuto di più Wolfenstein adesso. Oh, oh cazzo. Me lo sono meritato per averlo detto, sì. Come cazzo mi ha raggiunto? Da dove arriva? Io non ci capisco niente. Perché continuano ad arrivarmi nemici e quindi non riesco a orientarmi. Cioè a studiarmi un percorso. Qualsiasi cosa. Cioè loro da dove arrivano? Ah, da questa scala. Ok, questo ha senso. Madonna, saperlo prima mi evitava un sacco di problemi. Non è Tiff, è un gioco stealth. Che significa che la penombra rende ciechi. Mi piace quando mi fanno le domande. Sì, ma non ho mai risposto a che cazzo serve il pompare qua le armi a pompa. Cioè, queste tipo, le armi a pressione. Fare così. Che poi mi sembra che sta per esplodere e mi preoccupo. Un Raptus con la scatola. No, ho sperato per un attimo che magari ci fosse qualcosa dentro. Delusione rapida ad arrivare. Ok, non vedo nessuno. Medikit è buono trovarli. Il mercato tra l'altro l'ho fatto poco prima di questo capitolo, quindi le cose me le sono scelte. Posso avere un checkpoint? È sopra di me, non mi dovrei preoccupare. Forse. Dove cazzo sono finito? Datemi un checkpoint, almeno capisco che è la strada giusta. Temo di dover salire. Lo sparabiglia a pressione è l'arma per entrare in una fase dello stealth. Ah. Sì, non ho pensato a... Come? Della caccia al cinghiale. Sei sicuro che la caccia al cinghiale sia utile per giocare a Metro? Forse sì. Guardavo la mia ombra. Sai che prima questo stronzo mi è crashato? Oh cazzo.
Beh, li ho messi al buio almeno. Ok, ho capito cosa intendevi. Improvvisamente ha tutto molto più senso. L'ottica su un fucile a pallettoni è inutile, non si usa nemmeno a caccia. Comunque qualcuno si è subato barra iscritto. No, ah no, ok, qualcuno ha comprato qualcosa usando il mio referral. E lo ringraziamo. Anche se non si vede il nome. Perché mi è seriamente d'aiuto quando qualcuno lo fa. Come ti permetti di essere vivo? Non mi danno manco munizioni. Sì, sembra proprio che si prosegua da qui. Oddio, mi devo aspettare delle trappole adesso, giustamente, visto che sono andato avanti. Ok, dice che carica. Dai, adesso il checkpoint me lo merito, sono arrivato fino... eccolo, grazie. Non respiro. Poi si mette la maschera. Ok. Allora, faccia da colore delle cose con un senso. Ma io in realtà è stato un... l'ho fatto per sbaglio di spegnere tutto. Ho visto la cosa da cliccare. Faccia da culzero. Stai uccidendo i feriti. Lo sai che secondo ti comporti cambia il finale. No, come? Seriamente? Ma io sarei ben contento di arrivarci al finale in realtà e basta. Ma non sapevo ci fosse questo tipo di ripercussione. La prossima volta non ucciderò i feriti. Allora, che arma è questa? No buono. Per curiosità. Non lo riesco a capire, ma mi sembra una mitragliatrice. Binocolo? Visore notturno? Visore notturno. Sono i gulzeri. Infatti anch'io me lo chiedevo. Ok, ho il visore notturno. E adesso posso spingere questa cassa? Posso salire su questa cassa? Ma che diavolo. Ma allora, a posto di io di culo hai uno zero. Ah, è vero, da cul zero. Non ci avevo fatto. Perché lo conosco da tempo in memore. Un altro acquisto che ringraziamo. Ma sono venuto qua solo per prendere il visore notturno e devo tornare indietro. Perché, cioè, non trovo altre strade qui, francamente. Se non mi sfugge qualcosa. Come si cambiano i filtri? Sì. E piano piano la memoria motoria fa
fa il suo lavoro. Adesso dovrei riuscire a respirare. Oddio. Ah, ok. Salvataggio, quindi va bene. Cosa ho preso? Vabbè, ok. Sembra che non ci sia più tutto quel casino di prima. Ok, la distanza è ridotta quando usi il visore notturno. Bene, equipaggiamo roba. Non so se quella è una persona. Vedo proiettili arrivare, ma neanche l'ombra di gente. Babù. Non penso che stiano sparando a me. Anche se... Guarda. Vabbè, basta, capito. Ma come dovrei avere ansia a cambiare il finale? E comunque che devo fare? Scusami, se mi dice che... Cioè, se sto finendo l'aria lo devo cambiare. Come faccio a non cambiarlo? Buonasera. Sì, si spara. Mi stai cercando di mettere ancora più ansia? Io già sono nervoso in questo gioco. Anche se adesso sta cominciando a darmi i checkpoint, quindi evviva. Benvenuto, Roggio. Ok. Mi sa che non è un'arma molto precisa a quella distanza. Sto cominciando a rendermene conto. Aia. Perché c'ho un salvataggio vicino, quindi non sono troppo preoccupato. Sono tutti contro me. Oh 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 oh, no. Questo fa male. No, non dirmi che ho sbagliato pure a curarmi, guarda, che questo impatterà il finale in negativo. Maledetto laser. Spero sia morto. Dagli addosso, Duck, esatto. Dai, addosso, Duck. Sì, va bene, però... A questi qua gli arrivano questi... Ai, ai, che... Ai... Arca. No, no.
mi accecano. Penso che sia uno dei giochi che sto giocando peggio della storia delle mie live. Ma sto usando i proiettili quelli buoni, perché? Perché è così? Sono troppo lontani. Mi devo curare. No, no, qua si stanno avvicinando. E sono anche tanti, non sono solo lontani. Cioè, mentre io cerco di colpire questi, ci sono quelli appostati a distanza che mi fracassano. Cioè... potrebbero morire a un certo punto. Sembra di star chiedendo niente dell'altro mondo, visto tutti i proiettili che sto spendendo. Stai usando la moneta, cambierai il filo. Basta! Togli le medicine ai bambini della metropolitana solo perché non sei capace di strisciare nell'ombra, cambierai in negativo. Ci vuole un fucile da cecchino. Sì, ce l'avessi, guarda. Avessi trovato un fucile da cecchino. Ma porca puttana. Basta, basta, basta. Lasciatemi stare. Ma porca troia. Basta, basta, ok, va bene. Avanti, ammazzatemi, avanti. Che c'è, non siete più capaci di colpo? Aspetta, cos'è questo? Oh cazzo. No, a cosa sto sparando? Che idiota. Va bene, senti, ammazzatemi. Basta, mi sono rotto i coglioni. Voglio riprendere dal checkpoint. Bene, in che senso siamo confermati? Avrei già perso gli occhi. Il cecchino è inutile, quando il corvo è sul ramo il serpente che sta a trasformarsi nel ramo non ha bisogno di volare, disse una volta il senso dei poveri. È uno che ha giocato a metro, questo. E questa è la parte importante. Allora, dicevi, muoviamoci nell'ombra, no? Io ombre non ne vedo, ma farò del mio meglio. Ah, ok, ho capito. M'hanno visto comunque. La bussola nel tuo diario dimostrerà sempre la strada giusta. Ma stai scherzando? C'è un modo di vedere la... la strada? Oh, ok, buono. Adesso non mi serve più, però ok. Ma stai scherzando. Come faccio a ammazzare quelli? Sono troppo lontani. A un certo punto comunque mi vedono. Hai un orologio... quando i led blu ti vedono. Ma lo capisco dalla musica anche. Che proiettili sto usando? Ok, quelli normali. Ho dovuto sprecare. Dato! D'accordo. Poi vedrò che tipo di evento è comunque. Visto nulla. No, non credo che sia una pornostar. C'è una pornostar di nome Milena. Vabbè, ci saranno numerose pornostar di nome Milena, in effetti.
Io come faccio a non farmi vedere? Mi vedono attraverso il muro! Cioè, dove devo andare io adesso per essere... Oh, non va giù comunque. Le scale a sinistra. Dillo! Io non le vedo queste scale. Quali scale? Aspetta. Cerchiamo queste scale. Buona serata. Ma se ti butti di sotto muori. No, vorrei capire questa storia delle scale adesso. Potrei essermi sbagliato. Ah, ok, perché ho visto tante cose, ma di scale neanche l'ombra. Non capisco come fanno a vedermi, soprattutto. Mentre io sono qua riparato. E vai giù. Spero di essere... No, no, granata no! Piccolo LED blu. Io non l'ho capito. Ah, ho capito qual è il LED blu. Forse. Oddio, è come Tiff. Se sono alla luce è acceso. Ora provo a rimanere nell'ombra. Vediamo se funziona. No, no, no. Sì? È una fregatura. È semplicemente una fregatura. Non lo capisco sto gioco. Altro infartino tattico. Non lo capisco sto gioco. Non capisco che devo fare. Per quale motivo non riesco ad andare avanti? Ci sono tutti sti nemici, ma non li posso ammazzare. Perché ce n'è uno piazzato lì su una torretta. Se mi avvicino comunque mi vedono. Torna indietro e cerca le scale che ti portano di sotto. Ok. Cercherò queste scale. Chi lo sa, potrei anche trovare... un medikit. Cos'è qua? Maschere, filtri. Medikit ho trovato. C'ho delle scale che mi portano di sopra. Di sotto non sembra. Queste, forse. Beh, oddio. Sì. Oh, Madonna, che brutto il level design di questo gioco. Porca puttana. Sei tu rincoglionito. Ma magari sì, però in Quake non mi perdo. Quindi, porca puttana, non ci posso credere. Devo comunque andare di qua. No, aspetta, ma io sono venuto da sotto, credo. Ora è colpa del design. No, dimmi dove devo andare, aspetta.
Adesso che sono sceso di sotto, devo entrare qui. I tubi sulla sinistra, che prima ho provato a salirci sopra e sono caduto, li ho attraversati. Sì, belli comunque i tubi. Non ho capito. Forse questi altri tubi. Muovi la testa come una donna, così. Sì, effettivamente può essere. Però non ho capito. C'è sempre il solito problema che non ho capito. Aspetta. Questo sembra proprio fatto apposta. Ok. Voglio piangere. Ce la sto facendo. Ce l'ho facciuta. Aspetta, dove do... No, non ce l'ho ancora fatta. Dobbiamo prima farcela del tutto. No. Ok, non è caduto. La luce in effetti servirebbe, ma ho paura che mi vedano i nemici. Confermatemi che i nemici possono vedermi con la luce facilmente. No! Dannazione. Però almeno ho una direzione. Sì, c'è il danno da caduta. Però chiaramente lì è morte istantanea, giustamente. In qualche modo devono farlo, che... Aspetta, com'è che ero sceso prima? L'avevo trovato un modo. Ok. Ah, io non ho senso dell'orientamento, vorrei ricordarlo ai presenti. Cioè, io qua c'ero passato, ma non l'avrei visto mai. Cazzo, madonna che spavento. Immagino che la strada sia questa, però. Sì, dall'altra parte non mi porta. Ok. No, aspetta, non correre. Mi sono dimenticato di colpo che non siamo su Minecraft. Che con Shift corri e non... Ok, immagino che adesso spunterò e all'improvviso tenteranno di uccidermi. Pallettoni. Il checkpoint è la cosa più preziosa che ho trovato. Questa maschera è meglio di quella che ho. Forse sì. Beh, immagino di dover scendere. Sì. Comunque sì, può essere che mi perda i dettagli perché muovo la testa molto, cioè il mouse, la visuale molto in fretta. Sto soffocando. Cos'è quest'arma? Vabbè, non importa, non c'è tempo. Ok. Dovrebbe addirittura volare con tutti i medici. Prendi la cappa. Ti stai perdendo il gioco, non i dettagli. È che mi mette troppa tensione, non riesco. È il motivo per cui non mi piaceva Amnesia, per esempio. Però non sono un fifone, quindi non ho messo la difficoltà al minimo. Sono morto, apparentemente. Poi tu mi dici prendilo la cappa, non mi dice i nomi delle cose, io non capisco. Allora, già lo sappiamo, si scende di qua, mettiamo la maschera.
Ce l'ho la maschera? Sembra di sì. C'era qualcosa prima che avevo preso e stavolta no. Ok. Ecco fatto due punti. No, non ho capito. Occhio alle granate. Ma prima mi sa che era una trappola. La cappa vicino alla maschera. Era una cappa quello? Aspetta, lo voglio vedere, no, perché non li so identificare. Io vedo questa immagine. Allora, questa è una cappa. Lo potrei prendere, dici, in alternativa a questo. Siamo sicuri che è una cappa? Questo usa i pallettoni, scusami. Ah no, ho sbagliato. E che cazzo? Eppure tu, minchia. Rifacciamo sta minchiata. Allora, vai qua, prendi, gira, fai. Scusi. Poi sono arrivato fin qua. L'ultima volta mi hanno... sono esploso perché ho toccato una trappola, secondo me. Tipo questa, ok. Dicevi che si disinnescano avvicinandoti. O forse erano le mine, non lo so. La strada sembra questa. A proposito. Sì. No, che cazzo fai? Madonna, pure questa cosa comunque è un sacco macchinosa. Che macello. Dio. Ma com'è possibile che appena... il leddino. Dai. Non guardi, non ti immergi. È che devo fare in fretta perché sennò mi finisce il filtro. È questo che mi fa incazzare. Mi sono distratto stavolta, però... sì. No, il problema per me è questo, perché in un gioco con un ritmo diverso, tipo Firewatch, io i dettagli me li sono goduti. Ok, dicevamo. Accendiamo la torcia. Qui. Muy bien. Poi. Adesso tengo la torcia accesa, che almeno mi aiuta. Qui ne avevo vista un'altra. Cioè, ne avevo presa un'altra prima, ma non so dove. Vedo nessun filo. Checkpoint, benissimo. Bene. Ok. Il LED credo che si accenda quando sei alla luce. Mi sono distratto di nuovo. Metti il visore notturno. Ah, è vero, mi ero dimenticato di averlo. Qua c'hai anche ragione. Però me lo dimentico, vedi. No, aspetta, non mi sta aiutando. Altrimenti te le lanciano da sopra. Ah, intendi che mi vedono se si vede la luce. Proseguendo la situazione, finalmente. Questi si stanno
ammazzando da quando è iniziato il livello. Sento voci. Ok, dai. No, non è l'uscita. Non è fatto l'uscita. Io speravo che lo fosse, ma non lo è. Aspetta, vediamo cosa dice il pirulino. Ok. Ma lui dice che l'uscita è di qua, scusami. In basso. In alto. Posso toglierla la maschera? Beh, sono almeno due. Allora, no, perché le vedevo meno definite le cordicelle. Visto. Да здравствует победа! Ah, questi erano prigionieri. Non è gente che devo necessariamente ammazzare. Cioè, questo è seduto sopra il cadavere di un'altra, mamma mia. E dici che non me lo godo. Cos'è quest'arma ad esempio adesso? Questa è tipo una K47 con il laser e il mirino. Prendi, bene, ok. È un'ottima cosa che tu me l'abbia detto. Adesso mi sequestrano tutte le armi. Per esigenze narrative. Ma lo vedono il laser? Quando in modo ci metti il silenziatore stai a posto. Ci sono, il silenziatore ha dei contro. Si rompe, i colpi sono meno potenti. Gli AK sono la vita. E beh, è un'arma che fa sempre la sua. Oh Cristo, porca figura. No. Bene. No. Tu non mi piaci. Fammi l'impressione che non si potesse fare l'attacco alle spalle a sto tipo. Proprio ciò che direbbe un filo russo. Però ho azzeccato la strada stavolta, non è poco. Cioè, l'avevo azzeccata. Come ho fatto a entrare lì dentro? Allora, stavolta lo ignoreremo. E continueremo quella. No, no, non dovevo correre. Perché ho corso? Perché sono stupido? Beh, che magari ho fatto una cosa buona, li ho attirati verso quel posto dove correvo prima. Adesso corro sul serio. Oh Cristo! Ma scusami!
Allora, qual è il tasto per le granate? Sembra che io abbia trovato un punto cieco. Oh, 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 sono scaltri, eh? Palline nella nuca, anche ignorare è ottima cosa. On the world say a Russian thread. Ehi fu, buonasera. Allora, no, non ho il tempo di studiare i comandi. Armi. Mira, inventario. Ora. Scusami, non c'è un tasto per le granate? Non è questo. Va là che ho mangiato. Anche tu con le prelibatezze hai iniziato. No, non è la G. Quale cazzo di tasto è per le granate? Madonna, che fastidio. Ma perché non te lo dice nelle opzioni? Non è la N. Ma ci sono le granate in questo gioco? Io ho mangiato il ragù di cinghiale stasera. Oh! L è il tasto delle granate? Non è L il tasto delle granate. Allora, movimento, avanza, indietreggia, abbassati, salta, scatta. Arma 1, arma 2, arma 3, spara, mira, ricarica, secondaria. Corpo a corpo, usa e interagisci, inventario armi. Inventario armi. Ah, ecco, così. Devi premere tutta la tastiera col palmo della mano. No, non ho capito quale. Come faccio a lanciarle ste granate? La G è per la maschera, quindi la logica della lettera non c'entra niente. Qual è il tasto per le granate? Avanti. Vabbè, mi sono rotto i coglioni, senti. Non è possibile che di tutti i tasti non ce ne sia uno per lanciare le granate. C. Allora facciamo così. Beh, non è utile per un cazzo, ma grazie, vaffanculo. Porca puttana. No, no, non parlavo con te, l'ho cercato su internet nel frattempo. Io lo odio veramente sto gioco. Non è possibile.
Perché poi non mi fa neanche cominciare a... Cioè, non posso muovermi quando ha finito di caricare il checkpoint, quindi non mi posso togliere. Almeno non sempre. No, è la C, porca troia. È il tasto peggiore possibile per lanciare le granate. Non ho capito che devo fare per... Sì, non è neanche stealth trovarmi un nemico così qua. Cioè, che non posso evitare in nessun modo. Ma trovo una copertura, curati e fuggi. Proviamo. Proviamo a fuggire. Proviamo a fuggire. Ok, sono vivo, ottimo. Buttato vita per niente, ovviamente. Ci deve essere un modo per liberare. Mi spara, mi colpisce attraverso il muro, senti. Cioè, non è possibile. Attraverso il cazzo di muro. Capendo niente, mi sto veramente rompendo i coglioni. Non è possibile che mi abbia messo in una situazione così di merda. Cioè, guarda qua, scusami, la fuga non funziona. La fuga non funziona. Io fuggo qua e ogni proiettile che prendo me la ferma la fuga. Fuggiamo ancora di più. Che devo fare? Cioè, mi colpisce qua che sono letteralmente invulnerabile. Non c'è un punto da cui mi potrebbe colpire, però mi colpisce lo stesso. Ovviamente non si fa assolutamente nulla. Vabbè, io non so che devo fare. Rimani nascosto. Ma stai scherzando? Ma se mi vedono attraverso i muri? È veramente fatto malissimo. Cioè, non è possibile. Ti infili in quel buco che funziona una volta su 5? Anche perché non mi fa muovere. Non mi fa correre, non mi fa muovere, perché quando finisce di caricare il checkpoint il personaggio si blocca sul posto. Ora, rimani nascosto. Qui sono nascosto. Penso. Questo gioco è talmente tedioso che mi pare lo stia giocando da 2 mesi. È la quarta volta che ci gioco. Devi chiederlo a faccia da culo a che punto siamo arrivati. Quali sono quelle appiccicose? Io che cazzo ne so che il gioco non mi spiega nulla. Non mi spiega nulla. È pieno di meccaniche e non si capisce un cazzo. A chi a faccia da culo devi chiederlo. E
è pallosissimo. È veramente pallosissimo. Non puoi fare un cazzo. Me l'avesse messo qua il salvataggio. Me lo mette lì in un posto che non posso fare nulla se non prendere danno. Devi anticipare. Ma che devo anticipare? Non funziona niente, dai. Che devo anticipare? Se no faccio così, guarda. Così. E gliel'ho appiccicata. Mi si è impallato la visuale. Aspetta. Ok, ci sono. Queste granate non mi stanno servendo a un cazzo. Però credo di aver eliminato il problema più grosso, almeno. Non so come. Non me ne frega niente, le ho sprecate. Hai fatto nasconditi. Cioè, tu dici che se rimango qua non mi trovano. Io non mi fido a uscire. Ti trovano se sei sotto una luce, ma che palle. Non c'è altro posto. C'è altro modo, li devo per forza ammazzare. Che due coglioni, veramente. Scusa, non può essere fatto così male sto cazzo di gioco, non è possibile. Ok, adesso dici che mi devo nascondere una volta eliminato questo. Proviamo. Capisco dove cammino lì. Sembra che cammina nel nulla. Ok. Devo prima finire almeno questo pezzo. Occhio anche dietro. Ma io che cazzo ne so. Cioè non si capisce nulla. Non ho un'arma silenziosa. Dove la prendo? Questa? Questa è silenziosa? Ora vai piano. Stanno venendo da questa parte. Forse riesco a passare. Se il personaggio non la smette di incastrarsi sui cazzo di muri. Porca puttana. Arma silenziosa, un paio di coglioni. Minchia, ho fatto fuori uno squadrone in un attimo. Che culo. Spero che non arrivino pure da quel lato. Non ho capito per quale motivo non m'ha visto. Ci sto capendo sempre meno di questo gioco comunque.
Però sto sbloccando achievement su achievement, non so come. Buonanotte. Sì, ma è lontanissimo da raggiungere perché sono fatti malissimo i comandi. C'è il corpo a corpo e la V. La G serve per la maschera. La T non me lo ricordo. La F è per la luce. La M è per vedere dove devo andare. La N è il viso. Cioè, è un casino. Ti serve una laurea per giocare a sto gioco, cazzo. Tu dici, ma i tasti si possono cambiare. Più o meno. Alcuni no, tipo quello delle granate no. Devo pure curarmi, non me ne accorgo perché non è chiaro. Qual era l'arma quella, la silenziosa? Questa. Da dove viene questa luce che ho visto sotto? Forse era da lì. No, c'è un altro. È lì. Curati, grazie. No, mi sto esaurendo veramente. Ok. Queste sono tutte queste luci stile presepe. È che le meccaniche le ha, però non è facile a trovarle. Tipo il cazzo di coso, la bussola che ti indica la direzione giusta. Prima che l'ho capito che c'era. Ho dovuto beccare per caso il suggerimento. Dove è andato? Avevo visto un tizio che si avvicina. A proposito, dov'è che devo andare? Affanculo. E tra... premi, tieni premuto, ripremi. E porca puttana, e dai. Cioè, non... è tutto un casino, veramente. Che poi immagino che con l'accendino mi vedano, no? Questa sembra comunque... Porca puttana, non mi ha manco dato un checkpoint. Sto pure bruciando. Si dirighi all'uscita, sì, infatti. Hai visto cosa c'è nell'uscita? Porca troia. Da dove? Ma porca puttana, ma com'è possibile? Devo morire durante la cutscene? O posso andare avanti? Goditi lo scenario, mi dice. Когда я пришел в себя, надежды у меня не осталось. Пленные в фашистских концлагерях использовались как рабы или мишени. Да чего думать-то? Пристрелим красного шпиона и делов. Разве нам не надо вызвать гестапо? Cazzo, quanto mi manca Wolfenstein. Si somigliano un pochino. Точно. Ладно, краснопузый. Моли своему Марксу и Энгельсу. Artblood. Скопаре? Если будешь молиться смешно, мы тебя прикончим быстро. Ma no, si dovevano appostare, quello aveva tutto il tempo di sparare.
Allora, dicevamo quanto manca alla fine, non ha risposto forse. Ma a te per questo piace che io giochi a Metro, perché mi incazzo? Penso di essere... Forse a metà ci siamo qua. No, forse no. Парнишка, ты у меня теперь в долгу. Что-то ты не выглядишь как красный. Это же жетон Хантера. Non mi ricordo a che difficoltà l'ho messo. È che col fatto che mi incazzo col gioco, poi neanche la storia mi godo. C'è scritto Sparta. Так, двинули броню. Mi hanno lasciato le армии, nonostante la prigionia e la tortura. Паша, план такой. Подбросишь этого парня к нашей дрезине. Non so quello che stai dicendo, non mi interessa. Надо пройти через дыру и через черное. А что же с нашим заданием? Поверь, Мельнику новости о Хантере куда важнее. Медаль получишь, а с заданием я сам разберусь. Все, встретимся на черной. Метай. А, порка. Vabbè, colpa mia che tocco i capi scoperti. Vabbè, adesso diamo la colpa a me, magari. Non lo so, non mi interessa. Né di cirillici, né di turchi e né di greci. Non l'ho capita la cosa dello strutto. Madonna, voglio sparare. Ti садись в башенку на пулемет. Надеюсь, ты умеешь с ним управляться. Buonasera. Ну, братцы, удачи вам. È colpa del design se i cavi sono scoperti e ti bruciano. No, vabbè, lì magari no, però... Nickname familiare. Ah, perché non gli piace usare il mouse. Va bene, comunque. Dai, mi divertirò qui. Non ci sarebbe mai divertito, diceva è così che si sentivano quelli che mi hanno ucciso 700 volte nella parte di prima. Ma porca puttana, penis, no, è Panks. Premier, no, non voglio scendere, mi trovo bene qui. Ah no, è il clacson. Hello, thanks. Tu hai mai visto Frazzone? Ma vi prego, ma posso anche non soffrire. Mamma mia. Lo sai cosa stai rischiando, vero? Io spero che vada tutto a puttane così. Frazzone, no, mi giunge... No. Doc, sei the line. No, come lo... In questo momento non lo so. Dopo questa frustrazione, la prossima frustrazione... Manca solo una frustrazione. Avrei gradito saperlo prima, ma ok. Andrà meglio alla prossima volta. O forse no. Tutto sommato, le sezioni su torretta non sono mai troppo difficili. Ma questa non l'avevo mai fatto, una torretta in cui puoi muovere lo sguardo solo su e giù. E poi devi girare tutto con un altro tasto. Signor Yekilov. Credo di essere morto. Lei ci ha giocato a questo gioco? Sparare. Sparagli. T-
Per Vrazone intende Legend of Vrazone. Che si sia messo agli atti. Il nostro gioco indiano preferito. Mi è venuta in mente una battuta che ha detto una persona che conosco, ma è abbastanza razzista e quindi non la dirò. Quando parlavamo di Legend of Raz. Cosa ne pensi? Che io lo sto odiando. Beh, non in questo momento esatto. Però ho odiato. Buona parte degli ultimi 80 minuti. A sinistra. Quale sinistra? Questa sinistra. Cazzo, non li vedo. Che mi accecano. Oh, non riesco a colpirli. Dov'è che devo mirare? Cioè, quando hanno la luce non riesco a colpirli perché hanno la luce. Quando non hanno la luce non so dove sono e quindi non riesco a colpirli per quello. Non è che posso fare grandi cose. A parte che adesso non posso manco sparare. Dietro? Cioè, intendi di qua? Ma dietro è qua, qua io sto... Infatti è qua, cazzo. Miri alle persone. Si potevano rompere le fonti di luce, sì. A una certa mi ero scocciato, ero robotico nei movimenti, allora non sono io. Cercavo di insegnargli lo stello, continuo a girare sotto le luci come una falena. Cospagli! Dove? Io non vedo nessun panzer. Che succede? Sto per morire, non ho capito che sta succedendo. Vabbè, non c'è point. Non sei tu, siete voi. Siamo noi che non capiamo. Infatti immagino che abbia un gameplay migliore. Stavo leggendo la chat stavolta. Ma mannaggia là. Alla metropolitana. Lo so che sto sparando a caso, però non riesco a sparare meglio di così. Perché... Oh cazzo. Non so se rimpiangere le sezioni normali, perché qua almeno mi sento un po' più al sicuro e sicuramente non sbaglio strada. Perché no? Posso spanzare. Comunque non so che migliorie apporti la Redux, però sicuro sono migliorie al motore grafico, quello per forza. Per il resto non ne ho idea. Però resisto un altro po' comunque. Cioè, la parte di prima mi ha fatto veramente incazzare, ma se vogliamo dirla proprio tutta, è colpa di quel checkpoint di merda che mi ha dato.
tutto il resto ok, però mettermi in una situazione così, che qualsiasi cosa faccio comunque sono costretto a prendere danni e magari anche a morire, non è stato molto gentile. Sbrighiamoci, certo, perché finora sono andato con no, sbrighiamoci un paio di coglioni, mi servono pure le palle da sparare, i pallini, i pallettoni, i piombini. Nuovo appunto, guarda, non lo leggo neanche. Ci servono munizioni, non appunti. Nel dubbio alt F4, minchia. A scanso di equini. Cioè, mi stai portando, facendo pensare che devo giocare a Wraz per caso. После нашего боя с фашистскими дрезинами нам казалось, что впереди нас уже не ждет ничего страшного. Какая ошибка. Почти приехали. Ульман должен ждать нас на черной станции. Осторожно! Прыгни! Экеоми! Ая! Понастроили всякой хрени! Гляди в оба, иначе башку снесем! Экеоми... Pure con le armi non mi trovo, mi confondo, non è il tipo di gioco. Dove prendo confidenza. Cioè, me le confondo tra loro pure, cioè. Tu me l'appoggi, Wraz. Quanto manca? Cioè, questo è un livello che vale la pena fare? O lo faccio la prossima volta? Perché non mi sparano? Il celeberrimo fucile a pompa di precisione, esatto. Comunque va bene, vada per Wraz.